queste qua sono delle bombole che sono già state preparate con la verniciatura particolare, alle quali poi devono essere montate delle valvole che devono arrivare e devono partire diligentemente. Tutte queste qua sotto, quelle che lei vede bianche, quelle che vede bianche sono tutte da allestire per il settore medico. La domanda si è quintuplicata rispetto a quello che c'era prima, solo per dare un dato, noi nel mese di marzo, fra commercializzazione e allestimenti di bombole, abbiamo fatto quasi 4.000 pezzi. Prima lei consideri che poteva essere di 4.000 pezzi in un anno, ecco. La consegna media che si può avere in una normale in un normale funzionamento si aggira sulle 6-7 settimane. Questa qua, per esempio, è una classica bombola utilizzata per il settore medicale, quindi con la valvola e poi la bombola vera e propria. Un esempio di questa valvola, proprio per il settore medicale, questo tipo di valvola è formata da tanti componenti, perché sono tutti filetti con dei passaggi molto particolari da andare a sistemare. Quindi si va ad attivare una filiera che è veramente molto complicata. Qua è solo per fare un esempio che il nostro fornitore di vernici, che comunque era chiuso perché non rientrava nelle attività essenziali, ha aperto l'azienda, ha fatto il prodotto correttamente, poi ha richiuso l'azienda, anche se non poteva rimanere tra virgolette aperta, ha aperto l'azienda proprio per cercare di far fronte a questa necessità. Ci sono state alcune attività che sono necessarie per questo tipo di attività e quindi hanno con dei particolari codici Ateco e possono tenere aperto lo stesso. Il problema è che non tutti hanno la possibilità di avere questi codici e quindi abbiamo ricorso al sistema di fare una domanda per iscritto in prefettura, dimostrando da parte dei nostri clienti che ci hanno dato delle lettere giustificative che noi eravamo parte della loro filiera, parte integrante della loro filiera. La problematica è che qua bisogna fare un po' attenzione a quelle aziende che si potrebbero, tra virgolette, approfittare del fatto di voler rimanere aperti, perché comunque sono gli unici che sono rimasti aperti, e cercare di portare a casa più ordini e di vendere cose che magari prima non potevano fare.